Stare lontano dalla scuola, dai compagni e dagli insegnanti può nuocere gravemente alla salute. Durante la pandemia di Covid-19, per uno studio francese, i bambini in età scolare hanno subito ritardi nei progressi nell'apprendimento e una perdita di conoscenze e abilità pari a circa il 35% della conoscenza complessiva delle materie di un anno scolastico. È quello che dicono i risultati pubblicati su Nature Human Behavior, che si basano su un'analisi di 42 studi condotti da un gruppo di ricercatori francesi in 15 paesi ad alto e medio reddito e che indicano che questi ritardi persistono da almeno 2 anni e mezzo e che sono maggiori per la matematica, la lettura e i bambini provenienti da contesti svantaggiati. La ricerca conferma quello che era stato già evidenziato dalle indagini INVALSI sugli apprendimenti post pandemia. I ragazzi, i bambini hanno bisogno della presenza, della relazione. Conoscere implica un rapporto affettivo che permette di mettere in atto le capacità, le domande, la curiosità, la disponibilità anche a far fatica per imparare. Si stima che il 95% della popolazione studentesca mondiale sia stata colpita dalla chiusura delle scuole durante la pandemia di Covid-19. I deficit di apprendimento risultano più alti in matematica e lettura, forse perché il progresso nell'apprendimento della matematica dipende più dall'istruzione formale che dalla lettura.